Intanto io vorrei partire da questa considerazione, e cioè che noi di fatto siamo di fronte a una scelta, alla necessità di fare una scelta. E questa occasione di farla in coincidenza o di farla cominciare in coincidenza con questa opportunità della Youth Guarantee, giustamente non deve portarci, come hanno detto molti prima di me, a confondere le due questioni. Io credo che noi dobbiamo avere in mente due numeri a dispetto della raccomandazione che faceva prima Morese. Il primo numero è che se questo Paese non cresce del 2% all'anno, noi non riusciremo a recuperare in termini di occupazione, e con una crescita del 2% all'anno arriviamo a un tasso di disoccupazione dell'8% nel 2020. La prima questione da tenere in testa è che questo Paese deve fare delle scelte per il proprio futuro, perché altrimenti noi neanche ci dobbiamo interrogare su qual è il sistema che deve far funzionare il mercato del lavoro senza avere l'idea di quale mercato del lavoro vogliamo costruire. Questa è una riflessione sul fatto delle scelte. La seconda, e anche qui cito un numero, noi spendiamo pochissimo per le politiche attive, spendiamo pochissimo per i servizi per l'impiego, spendiamo molto per le politiche passive. Tutti i paesi, credo al netto della Svezia, in Europa spendono di più per le politiche passive che per le politiche attive, ma nessuno spende tanto quanto spendiamo noi e così disordinatamente. Allora io pongo anche qui il secondo tema della scelta. Il paese deve fare una scelta. E in questo caso la scelta, lo dico come dire ai sindacati, la scelta la dobbiamo fare noi come parti sociali, perché quest'idea di mantenere un sistema di ammortizzatori sociali che abbiamo costruito in un'epoca che era completamente diversa da quella che abbiamo davanti, e la nostra assoluta indisponibilità a ragionare per razionalizzarne la spesa e la struttura e la strumentazione, rende di fatto impossibile fare qualunque investimento serio sulle politiche attive, sui servizi per l'impiego. Cioè questo dobbiamo dircelo, questo dobbiamo esserne consapevoli, che se noi continuiamo a costruire un modello di relazioni industriali che postula, come dire, l'esistenza del grande scivolo verso la pensione, non facciamo i conti né con la riforma delle pensioni fatta dalla Fornero, né con la situazione congiunturale che abbiamo davanti. Allora, noi abbiamo davanti questo imperativo categorico, cioè che noi non possiamo più pensare di mantenere in vita quel sistema per il quale il nostro modello di relazioni industriali costruiva strumenti sia di flessibilità in ingresso, sia di flessibilità in uscita, sia strumenti di ammortizzatori sociali che consentivano sostanzialmente, una volta assunta una persona, di accompagnarla durante tutto il percorso lavorativo, possibilmente in un'unica azienda, con la cassa ordinaria, con la cassa straordinaria, con i contratti di solidarietà, con la mobilità, con i prepensionamenti, con la possibilità di arrivare fino alla pensione. Perché non c'è solo un problema nel nostro futuro per i giovani, che è un problema del presente, ma ci sarà un problema anche per gli anziani, dal momento che la vita si allunga, l'età lavorativa si allunga. E noi una riflessione complessiva dobbiamo farla su questa partita. Allora qui la domanda è, e l'ho sentito evocare anche prima, siccome non esistono soluzioni addizionali, perché non ci sono le risorse per costruire accanto a quello che abbiamo, quello che non abbiamo. Ma dobbiamo fare delle scelte e dobbiamo probabilmente decidere quali sono le priorità. E probabilmente in questo dovremo fare dei sacrifici, perché dovremo riconsiderare quello che abbiamo costruito in questi anni in termini di politiche passive, di politiche di sostegno al reddito. Allora io credo che qui c'è bisogno di una progettualità nuova. Dobbiamo avere un'idea che il mondo cambia, la competizione cambia, il tessuto produttivo di questo Paese cambia, abbiamo bisogno di strumenti diversi, abbiamo bisogno
di servizi che aiutino la collocabilità delle persone piuttosto che di politiche che di fatto investono quantità enormi di denaro per tenere in vita un rapporto di collegamento fra l'impresa e le persone che lavorano che poi non esiste più. Se vogliamo davvero farla questa scelta, dobbiamo avere la volontà di mettere in discussione quello che c'è sulle politiche passive, altrimenti non ne usciamo più. Da questo punto di vista dico solo due cose sul tema di fondo, perché poi avere una visione di lungo periodo vuol dire ragionare sui sistemi scolastici, sui sistemi della formazione, perché il mercato del lavoro, come dire, è anche il frutto di quello che noi seminiamo con le scuole. Sono stato recentemente a Bolzano, che mi pare sia in Italia, per vedere il sistema duale che c'è in questa realtà sulla scuola di formazione professionale, ed è un mondo completamente diverso da quello che io, che sono di Varese, vedo dalle Prealpi in giù in tutto il resto del paese. Per cui dobbiamo avere un'idea che bisogna rimettere gradualmente in discussione le cose che abbiamo costruito se vogliamo realizzare un futuro diverso, molto più dinamico, molto più veloce. Allora io mi limito qui a dire solo due cose, che sono queste. La prima è questa. Noi dobbiamo avere in testa un problema di governance dei servizi, però dobbiamo distinguere il tema della governance da ciò che i soggetti poi fanno, cioè di cosa affidiamo al pubblico e di cosa affidiamo al privato. E dobbiamo cominciare a ragionare per progetti, e dobbiamo cominciare a ragionare per territori, perché il mercato del lavoro non è uguale dappertutto. Quando ci troviamo qui a discutere il rapporto sul mercato del lavoro, vediamo che si aprono delle forbici importanti fra aree del paese, e non si può affrontarle tutte nello stesso modo e tutte con gli stessi strumenti, perché, come diceva anche Di Maio prima, i livelli di efficienza del pubblico e i livelli di efficienza del privato in certi territori sono completamente diversi. Quindi qui probabilmente dobbiamo ragionare per progetti, per premialità sui progetti, cominciare a premiare davvero chi riesce a conseguire dei risultati. E i risultati in questa materia sono l'occupazione delle persone. Noi dobbiamo come sistema investire sull'occupabilità. Adesso non vorrei dopo evocare Potter, però da questo punto di vista dobbiamo avere in testa che cos'è l'occupazione. Il secondo tema, lo dico al sindacato anche in questo caso, guardate che i meccanismi che regolano il mercato del lavoro nel senso dei soggetti che intermediano la domanda e l'offerta non sono, come dire, in un mondo separato rispetto agli strumenti che gli mettiamo a disposizione. Cioè, quando noi ragioniamo del mercato del lavoro e ragioniamo anche di questo tema, dobbiamo avere in mente, come dire, che la regolamentazione deve essere complessiva. Io mi rendo conto che, come dire, nella classifica del benaltrismo, quest'oggi, come dire, io sono arrivato in cima alla classifica. Però insisto nel dire questa cosa. In questo Paese c'è bisogno di una riflessione vera, strutturale, che metta insieme gradualmente una visione diversa e che costruisca un modello a tendere. Possiamo sbagliare nei passi che dobbiamo fare, ma una idea del futuro di questo Paese dobbiamo averla in testa, altrimenti è inutile fare ragionamenti.